Ciao a tutti da Podrac, bentornati qui su Formula 1. Siamo questa volta con il Logitech G923 e partiamo subito male perché ho fatto una curva schifosa. Oh mio Dio, senti i sassi sotto il volante, che lì c'era una buca. Attiviamo il DRS e questa sarà la seconda volta che provo il volante qui su Formula 1. Andiamo piano, no, sto sentendo più il volante. Questo è più un test per vedere il volante. Vediamo. Sentite? O vedete? Guardate cosa fa. Sto cercando di percepire se dà delle sensazioni. Comunque, riguardo le sensazioni, penso che il True Force su Formula 1 arriverà direttamente a settembre, così hanno detto. Quindi per adesso è come se avessimo un G29. Io in realtà già noto un sacco di differenze, essendo un predecessore del G27. Ma come sto cambiando le marce? Come a caso? Sì, a caso. Faccio andare su di giri il motore. Ah, mi consiglia di andare in quinta. Ah, ma lì ci sono i consigli. Perché non li seguo? Lì sul mi dice che marcia mettere. Ah no, però non mi dice quando mettere. Ah no, mi dice solo quando scendere. Tipo mi dice metti qui la sesta, la quinta e rallenta. Vabbè. Facciamo questo giro lento. Qui una cosa che ho notato nel G923, non so se c'è neanche nel G29, perché io il G29 non l'ho avuto, io sono passato dal G27 al G29. Una cosa che ho notato è che i LED del giro motore sono ognuno diverso. Questo è ottimo perché con la coda dell'occhio dici che il motore è su di giri e puoi cambiare. Quindi io adesso vedo, con la coda dell'occhio vedo il blu e cambio. Questo sì, è utile. Sicuramente è utile questo, Vediamo sull'erba come fa. Andiamo di qua. Ah, ci sta. Comunque ho messo un force feedback a 60. Perché 100 secondo me è troppo pesante. Sì, appena vedo il blu devo cambiare marcia. Così ho sprecato il DRS. Bene. Sì, quando vedo blu ti dà un aiuto per capire. Cioè io con la coda dell'occhio vedo blu, cambio prima che vada su di giri. Sto sperimentando con voi, non è che prima ho detto faccio una partita. Ho detto facciamola direttamente qui su YouTube. E adesso, per esempio, adesso non ho visto. Devo fare attenzione al blu. Quando diventa blu qui, devo cambiare. Questa è una curva assurda. Non riesco neanche a farla in prima. No, è perché sono arrivato troppo veloce, secondo me. Sono arrivato troppo veloce. Non so se dalla seconda webcam comunque voi... Non penso. Riuscite a vedere le lucine? Forse sì, forse no. Solo che sta webcam non capisco perché cambia in continuazione le impostazioni senza che glielo dico. Questa qui mi sto trovando bene. Questa qui Logic. Il freno ci sta anche lui, Cioè, oddio, in Formula 1 il freno serve, ma è possibilmente meglio. Penso, Non sono esperto, però penso sia meglio arrivare in velocità e scalare con le marce e utilizzare il freno motore. Scusate, io sono abituato ai camion e nei camion si usa il freno motore. Fanno surriscaldare i freni. Magari è così anche su Formula 1, non lo so. Comunque stiamo facendo il giro per un po' prendere dimestichezza con questo nuovo volante. E anche per parlare con voi. Io nel frattempo che uso vi sto dicendo come mi trovo. Tipo in questo punto c'è una buca. Me lo fa sentire il volante, la buca. Forse lo sentite anche dai rumori voi.
Ah, ecco, qua mi dice di scendere, di scalare in seconda. Già da lì. Infatti, secondo me, ha ragione. È troppo poco. Cioè, arrivo troppo sparato in quel punto. E cioè, io ho scelto mappa italiana perché mi sembra quella più facile. Se è tutto dritta, invece non è così. È la più difficile. È quella che... è quella che ingana di più. Mai frenare in curva, se no ti... insomma, vai dritto. Io sono non sono più abituato. Sono andato in ferie e mo non sono abituato che la prima e la seconda in Formula 1 non esiste. Oddio, non capisco. Che tasto è impostato? Scusatemi. Questo è per vedere dietro. E per vedere davanti non l'ho messo. Ah no, cavoli, ho impostato... sono stupido. Ho impostato il tasto per vedere in avanti uguale al tasto per vedere a sinistra. Vabbè. Comunque tutti questi tasti, tipo dietro ho un avversario, velocemente vedo così. Qui c'è la classica buca. Poi cos'è che ho impostato? Che ho preso? Ah, replay. Poi cos'è che ho impostato? La X. Non so cosa fa. Ah, questo cambia visuale. Ah, questa è la più bella. Proviamo dall'interno, dai. Ah, ma vedete, proprio in Formula 1. Oddio, oddio, ma che cacchio sto facendo? Proprio in Formula 1 c'è il LED blu, guardate. Quindi nel caso nel G29 se non c'è, lo vedo qui su questo volante in prima persona. Anche se penso che qua ho cambiato troppo in anticipo. Secondo voi 360 gradi va bene per giocare a Formula 1 o bisogna abbassare? Qualcuno mi ha suggerito 250 addirittura, però boh, non lo so. Bisogna un po' testare. Io ad esempio ho un po' abbassato il feeling del feedback, che secondo me era esagerato. Magari è così nella realtà. Ah, non ho attivato il DRS. Arriviamo piano in curva. Piuttosto è meglio andare piano e ti analizzi la pista. Aspetto, ma mi piace mandare su di giri il motore a me, eh. Ecco, l'unica cosa non vedo quando frenare con... ma come fanno i piloti reali con sto coso davanti? È meglio, aspetta, fammi cambiare visuale. Ecco, questa è la migliore visuale. Però se vogliamo essere veri piloti dobbiamo mettere la visuale quella lì. Vabbè, dai, è divertente. Sicuramente è decisamente divertente. E vabbè, almeno non ho fatto... se vi rendete conto, in tutto sto video ancora non ho fatto un giro. Cioè, mi hanno sempre annullato tutto. Devo cambiare, secondo me, una cosa che devo cambiare è la sensibilità del freno. Sto gameplay non l'ho considerato, ok? In realtà penso che Formula 1 non me lo guardi, spero che non me lo guardiate in tanti, se no sono solo insulti. Scusatemi, formulisti, io sto solo provando il volante, cambio gioco, non vi preoccupate, tra poco cambierò gioco. No, vabbè, metterò... ognuno di noi ha iniziato così. Ovvio che chi ha 400 ore su questo gioco è esperto, ovvio. Io sicuramente l'intenzione per impararla, per imparare ce l'ho, però passo passo imparo con voi qui direttamente su YouTube. E adesso sto provando tutto il feeling del volante. Anzi, il prossimo giro lo voglio fare tranquillo, cioè voglio farlo tutto. Piuttosto arrivo, faccio un tempo bruttissimo. Però l'abbiamo fatta questa curva, più o meno. Piano la facciamo. Cerchiamo di vedere cosa succede andando piano. Se ce la facciamo almeno fare un giro. Cosa dite? Piano e si va sano e lontano, dice un detto. E si va su di giri però anche. Ok, questa è la curva maledetta e superata questa sono già contento. Perché lì... ah no, era questa la curva maledetta. Boh.
Vediamo il DRS. Dai che forse un giro lo facciamo, forse. Anche questa non è una curva molto sana. Facciamola con calma. Dai, forse che ce la facciamo a farlo almeno un giro. Sì, è perché sto dando l'attenzione al volante, non per altro, avete visto negli altri gameplay più o meno me la sono cavata. Perché voglio provare questo volante. Prima di fare questo video non è che l'abbia provato chissà che, eh. Ho provato su Euro Truck. E sapete, non è il miglior gioco per provare un volante. Ma l'ho fatto il giro o no? Oh. Ah, forse chiuso. Ah, sì che l'ho fatto un giro. 1.25. Niente raga, Formula 1 con il G923 termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Lo so, ho guidato malissimo, ma è solo stata una prova per vedere il comportamento di Formula 1 con il G923. E sono curioso di vedere a settembre cosa succederà, perché arriverà questo aggiornamento che farà sì che anche questo gioco sia compatibile con il True Force. Quindi ci vediamo a settembre sicuramente con Formula 1 e ci vedremo prossimamente sul canale con nuovi gameplay su altri giochi e il volante, va bene? Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, qui sotto trovate il link per acquistarlo su Amazon, trovate il link anche per acquistare Formula 1 scontato e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!